Allora passiamo a un altro premio, un altro premiato. Premio Il Pensatore all'avvocato Antonio Maria La Scala. Buonasera, nuovamente buonasera, grazie per questo premio. Io vengo premiato Il Pensatore, mi faceva riflettere, perché tante volte vorrei avere il tempo per pensare, ma chi, diciamo, opera nel sociale, una fascia del sociale abbastanza brutta, a volte a pochi minuti per prendere la decisione importante, quindi non c'è molto tempo di pensare. Quindi, diciamo, da quel punto di vista Il Pensatore mi si addice poco, perché purtroppo spesso e volentieri dobbiamo agire con immediatezza, istinto e fortuna, e fortuna. Di sicuro chi fa sociale e opera nel sociale un po' artista è, perché ha in comune con gli artisti una cosa secondo me fondamentale, perché nessuno può fare l'artista bene come può lavorare nel sociale bene se non c'è una cosa, il cuore. Senza cuore non si può fare, senza cuore si può solo timbrare il cartellino della coscienza, come dico io, far vedere che si fa per ripulirsi un po' la coscienza. Se invece si ha cuore si può fare un volontariato serio a 360 gradi. Io come presidente dell'associazione Gens Nova mi occupo prevalentemente di tutela gratuita alle vittime di violenza sotto un profilo giuridico e psicologico, un'assistenza H24 per 6, 7, 8, 10 anni finché la vittima non è completamente al sicuro, e quindi ogni giorno praticamente, per cui è un'attività molto faticosa e devo ringraziare quasi il migliaio di soci che ho, tra cui tanti colleghi che dedicano anima e cuore per questa giusta causa. Difendere gli ultimi non è conveniente, stare dalla parte degli ultimi non è una scelta felice per chi ha altre ambizioni, a noi ci va bene così, a noi ci fa stare meglio, soprattutto ci dà la possibilità di far sì che loro possano dire qualcosa, possano finalmente avere qualcuno che li difenda. E a questa terra io sono legato, io sono di Bari, ma Lecce mi ricorda il caso più brutto che forse abbiamo vissuto, che molti di voi conoscono perché mediaticamente se ne è parlato molto. Racale, Mauro Romano, bambino scomparso 45 anni fa a Racale, sequestrato e di cui non si è saputo più nulla o non si sarebbe saputo più nulla. È una storia molto tragica, ripeto, per chi è del territorio probabilmente ne ha sentito molto parlare, quindi sono molto legato anche a questa terra e mi fa piacere ricevere questo premio proprio in questo territorio, quindi vi ringrazio di cuore e contate sempre su di noi. Grazie. Grazie. Scusa, volevo aggiungere una cosa, l'avvocato La Scala è stato nostro ospite anche negli anni passati, quindi io sono venuto anche con il dottore Miuli, sì, nello studio lì. Mancavo da parecchi anni. Sì, portammo anche un riconoscimento data la vostra assenza in quell'occasione. Volevo dire, perché naturalmente parlavo con delle amici di Bari e le amiche di Bari, Chiara in particolare, che lei è un opinionista che esce spesso sulle reti RAI, opinionista del diritto, più che altro quale presidente di Penelo per l'associazione delle persone scomparse, dicevo che quasi tutti i mercoledì fino a qualche anno fa ero sempre Chi l'ha visto il mercoledì sera, ma non come opinionista, come presidente di Penelo, perché ogni volta insomma si parla di tanti scomparsi, un altro fenomeno drammatico. Mi riferivo opinionista del diritto. Sì. No, bene, benissimo. Grazie. Grazie. Dal Teatro Politeama Greco di Lecce siamo in compagnia dell'avvocato La Scala. Mi dica, avvocato, che emozioni ha provato nell'entrare in questo splendido teatro che è stato solcato da tantissimi attori importanti, artisti anche internazionali?
Beh, prima di tutto è un luogo che richiama la cultura greca e io che sono un amante della storia in un luogo del genere non posso non emozionarmi. Poi pensare che tantissima gente famosa, importante, che ha meritatamente fatto ingresso in questo teatro c'è stata, beh, fa aumentare l'emozione di più, molto di più, quasi, insomma, non dico commozione, ma quasi. Benissimo, verrà riconosciuto un premio, diciamo, a livello sociale quello che è il suo impegno. Come descriverebbe il suo impegno in due aggettivi? Triste e faticoso. Occuparsi di donne assassinate, bambine violentate, bambini suicidi, bambini vittime di bullismo. Potete immaginare tutti i giorni da 15 anni persone che scompaiono e non si ritrovano più. È quanto di più drammatico ci possa essere, però dobbiamo andare avanti. Qualcuno deve pur rappresentarli, deve pur difenderli, perché gli ultimi in questo paese purtroppo non sono presi molto in considerazione. Certo, capisco, deve essere molto impegnativo. Approfitto e passo la parola al dottor Nicola Giampaolo per la domanda finale. Grazie per essere qui in questo importantissimo premio internazionale. Una domanda che viene spontanea: a chi vorrà dedicare questo importante premio? A chi mi sta consentendo di riceverlo, e cioè tutti i soci dell'associazione Gens Nova ODV, che da una vita si occupa appunto di fornire una tutela completamente gratuita fino in Cassazione alle vittime di violenze domestiche, stupri, omicidi e quant'altro. Tutti questi che in silenzio lavorano con me da anni per far sì che i responsabili paghino e paghino seriamente. A loro va il mio pensiero, perché senza di loro io non raccoglierei nulla. Grazie, avvocato. Grazie.